Ciao a tutti ragazzi, sono qui per recensire una cosa. Allora, purtroppo è successo che dopo 2 anni e mezzo, dopo quasi 3 anni, il mio cecchino è andato, praticamente che è successo? Però invece, ho tutti i 6 pezzi, però invece di buttarlo, posso benissimo ripararlo. Allora, qua per esempio c'è il cilindro, questo qui in alluminio, questo è il suo cilindro che è in alluminio, come vedete si è piegato e non si può, si è piegato, tuttavia potete riutilizzare il cilindro in alluminio. Innanzitutto comprare un nuovo cilindro, non era tanto il cilindro il problema, però il cilindro si è piegato e quindi bisogna cambiarlo. Ho trovato su internet ho trovato uno su internet da GM Software, ce l'ha, però c'ha quello lì in acciaio, questo è in alluminio. Sostituisco il cilindro, non comprerò, questo è quello solo di alluminio, ne prenderò uno in acciaio che non si piega, che si piega difficilmente. Questo in alluminio, come potete ben vedere, si è piegato dopo un po' di tempo. Questo qui in alluminio si è piegato, quello lì in acciaio invece è più resistente. La causa vera e propria del mio cecchino che ha ceduto non era il pistone, ma in realtà era il dente di scatto. Praticamente quando armavo il colpo scattava da solo, quando armavo il fucile il colpo scattava da solo. Si è rotto il dente di scatto, quindi è arrivato il momento che quindi la vera causa è proprio comprare il gruppo scatto e comprare un nuovo cilindro, che è questo. Invece di comprarlo in alluminio lo prenderò in acciaio, uno che sia compatibile con il modello MB02 MB03. Cercherò di trovarlo su internet. Poi il gruppo scatto, però se prendo un gruppo scatto non quello originale ma quello avanzato, praticamente una durata, ma con il gruppo scatto di un avanzato sarà sicuramente una durata maggiore. Poi qua ci sono tutti i secondo cilindro nuovo, ovviamente devo avere tutti i 6 pezzi. Qua invece ho tutte le sue viti, tutti i suoi componenti. Qua c'è il tappo che si mette questo coso dorato che si avvita in questa parte qua. Poi ci sta la leva di armamento, la parte posteriore della leva di armamento. Poi qua ci sono tutte le altre vite sue, le sue vite minuscole che sta dentro alle chiavi brugole, che praticamente devo cercare in tutti i modi di aggiustarlo. Proverò ad aggiustarlo con le mie mani. Proverò ad aggiustare il mio cecchino. Questo, diciamo, un video di sfogo. Praticamente si è rotto il mio cecchino. Però tuttavia, invece di comprarne un nuovo, uso sempre lo stesso, però cercherò, comprando i 6 pezzi di cambio, il gruppo scatto, il cilindro, e usare ovviamente i componenti che ho in questa busta che conserverò. Poi ho già comprato il kit pistone, eccolo qui. Cambio anche il pistone, ragazzi. Questo qui è il pistone. Il pistone ho deciso di cambiarlo, ho tolto quello in plastica e metterò quello lì in acciaio. Non so se in alluminio o in acciaio, ma sicuramente penso che sia in pistone in eccolo qui. Questo è il pistone in alluminio. Ho preso il pistone. Il pistone guida molla e molla, che sono kit da 3 giallo. Praticamente c'è questo pistone qua che è in acciaio, praticamente. Il pistone mi sembra che è in acciaio o in alluminio.
Questo c'ha una durata maggiore. No, così il pistone c'ha una durata maggiore, quindi ho preso questo qui in alluminio. Questa è la parte che andrebbe a... Questa è la parte che andrebbe qua. Andrebbe qua. E questa è la canna esterna con il gruppo PAP. Poi ci andrò a comprare. Ragazzi, io ci sono affezionato. Allora, praticamente deve, il fucile è così. Ora adesso è completamente vuoto, c'è solo la canna e la parte qua. Questo è il fucile, è così. Ovviamente vedo di cercare di ripararlo. Eccolo qui. Stavo facendo la video recensione con la prova di sparo dopo 2 anni di utilizzo, ma alla fine ha ceduto. Aveva ceduto il dente di scatto. Il gruppo scatto aveva ceduto. Praticamente che è successo? Cercherò di ripararlo, sì. Poi pian piano fatto un tutorial della riparazione, della riparazione definitiva e così via. Questo va così, questo si avvita qua. E poi ovviamente comprerò anche un secondo caricatore. Un secondo caricatore, guardate. Eccolo qua, cioè avevo, era il mio primo fucile con il bolt action. Perché come ben sapete io fucili bolt action non è che ne compro, mi piacciono di più quelli che... Questo è un fucile, il mio primo e unico fucile soft air col bolt action. Lo sapete, io compro quelli a raffica. Sapete, io compro quelli, i fucili, quelli lì a raffica, perché mi piacciono di più. Mi piacciono di più quelli a raffica. Ma mi piacciono di più quelli a raffica, ovvero i fucili elettrici, quelli lì a raffica. Mi piacciono di più quelli a raffica. Qua ci sta la canna. Con lo pa, la canna esterna con la canna interna e lo pap, la parte superiore dove in cui va attaccato questo supporto, questa parte qua che dove va attaccato appunto il cilindro con il cilindro con il pistone e il gruppo scatto. Questo è il supporto qua, la scocca posteriore che è l'unica parte in polimero, che è un polimero molto resistente. Qua invece dove va messo il caricatore. Ecco qua, non dobbiamo fare niente qua. Sulla scocca posteriore non dobbiamo fare niente. E poi ci sono dei vidi dove vengono attaccate la scocca posteriore. Scocca posteriore, la scocca inferiore è in polimero. Tutto questo c'è, cioè, sia nera che in similegno. Ovviamente purtroppo era ceduto il gruppo scatto, era ceduto il gruppo scatto, e praticamente si è piegato anche il cilindro. Quindi si deve comprare il kit pistone, l'ho comprato. Poi adesso devo comprare solo il gruppo scatto. Se compro un gruppo scatto che costa di più, forse è meglio, perché ha anche di durata maggiore invece comprare l'originale. È più meglio di quello originale, perché ha una durata maggiore. Gruppo scatto e il cilindro. Ah, poi ovviamente mi ha dimenticato anche il suo paragrilletto. Va bene ragazzi, il video finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo quando avrò, ci vedremo in un altro video con la riparazione del cecchino, qua, una volta che avrò comprato tutti i suoi componenti. Vabbè, questo è tutto, alla prossima.